difficoltà organizzative, pianificazione dei turni e carenza di personale assistenziale. Sono tante le questioni messe a discussione in un'insolita assemblea dei lavoratori della casa di riposo Zangheri di Forlì e indetta dai sindacati. L'incontro si è tenuto proprio davanti alla struttura per sensibilizzare la direzione a muoversi verso il confronto. Noi è da tempo che stiamo chiedendo alla direzione dello Zangheri di poter aprire un tavolo di confronto per le problematiche che riguardano i lavoratori di questa struttura. E ci viene negata la possibilità di confrontarci con la direzione e trovare soluzioni organizzative che possano dare risposta ai molteplici problemi che sono in struttura. Le motivazioni, come già espresse dai miei colleghi, per oggi riguardano anche la condizione dei lavoratori del sociosanitario e dobbiamo sensibilizzare tutte le strutture per fare in modo che inizi questo percorso di riqualificazione rispetto al mondo sanitario. Dentro ci sono circa 200 lavoratori, non sono tutti pubblici, c'è una parte che deriva dalla cooperativa perché non trovando appunto osso sul territorio si è ricorso anche all'esterno dove c'era la possibilità di trovare lavoratori. Noi abbiamo sui 128 osso che sono gli operatori sociosanitari che seguono direttamente gli ospiti, abbiamo una ventina di amministrativi più quelli che lavorano attorno alla cooperativa e quelli di risulta, manutentori eccetera. Sono tante le persone interessate, se teniamo conto che ci sono anche sui 300 ospiti, è una cittadella, ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di formazione, noi abbiamo soprattutto bisogno di non ripetere quello che è successo mesi fa, dove nonostante noi ci fossimo lamentati in anticipo, siamo giunti a 100 e passa contagiati e a più di 18 morti.